Bella a tutti ragazzi, qui è Jolly Predator e vi do il bentornato sul canale degli Slides con questo nuovo video. Oggi su FIFA 13, non è sulla PlayStation ma sono sul computer e sono qui oggi per farvi vedere la mia rosa, che ho appena finito di farla, nel senso che avevo tutta la lega, la Serie A più forte, cioè tutti i giocatori della Serie A più forti. E ho deciso di venderli perché avevo comprato alla fine, cioè avevo in porta Buffon, in difesa avevo Barzagli e Chiellini, terzino destro Lichtsteiner, terzino sinistro Criscito, centrocampo avevo Pirlo, De Rossi, Snyder e in attacco avevo Cavani, Boateng e Pato. E ora ragazzi ho cambiato la rosa, come potete vedere, e scusate se ci metto un po', tanto che sto usando la rete del telefono e dovete scusarmi. E ecco, intanto qui è uscito un buon qualcosa, vabbè. E allora, in questa formazione, le riserve sono messe così a caso perché tanto per il momento non mi servono. E ora, se si carica, cioè, quanto ci deve mettere a caricare? Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, vabbè, intanto vi dico, qua in porta c'è Diego Alves. Scherzo. Allora, Diego Alves, vedete qui. Poi in difesa c'è Piqué. Poi c'è Puyol. Poi c'è Fabio Contrao, Joao Pereira, che è molto forte a mio parere, poi c'è Jesus Navas, che è veramente forte secondo me ragazzi, cioè ha 92 di velocità, di tiro è veramente potente, e di passaggio 80, dribbling 86, un po' per la testa, però alla fine non importa, no, per lui, vabbè. Centrocampo qua troviamo Fabregas, e che è molto forte ragazzi, devo dire che l'ho pagato anche poco, non mi ricordo ora quanto sinceramente. Poi qua c'è SN, perché è un piccolo sostituto che ora cercherò di risparmiare dei soldi, come vedete ne ho 21.000, per prendere o Xabi Alonso o qualcun altro, consigliatemelo, un giocatore forte della Lega Spagnola. Ah ragazzi, mi raccomando, commentatemi sotto per sapere chi è che devo cambiare, secondo voi. Vabbè, poi qua, sulla sinistra c'è Pedro, a destra c'è Di Maria, e come attacco ci ho messo Falcao. Secondo me Falcao è molto forte, soprattutto nel colpo di testa che ha 90. Ah vabbè, in panchina c'è Del Bosque, che ora non si vede, però c'è Del Bosque. Vabbè dai ragazzi, io volevo solo far vedere la mia rosa. Spero che vi sia piaciuta questo breve video, anche se non è stato un granché. Niente ragazzi, io vi saluto e alla prossima, ciao.